La prestazione secondo me è positiva, abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se di sofferenza, abbiamo sofferto soprattutto sui calci d'angolo, visto la velocità e sul fatto che loro attaccassero con molti giocatori sugli esterni, noi però ci siamo compattati e abbiamo concesso poche occasioni, abbiamo fatto anche qualche ripartenza, un paio con Kirilov. La squadra si è sacrificata e si è compattata bene secondo me e ha cercato anche di giocarla quando ha avuto la possibilità. Il secondo tempo il rammarico aver preso gol dopo 5 minuti e in contropiede, abbiamo perso una palla sul nostro centrodestro, sono ripartiti, poi c'è stato un rimpallo con Toni, abbiamo preso gol, il secondo sul calcio piazzato. E cosa dire? Cosa dire che dopo aver preso i due gol la squadra però ha reagito secondo me, ha attaccato, ha creato 3-4 situazioni importanti di cui un palo preso da Tripsa. E quindi ha dimostrato di avere una certa personalità, nonostante il 3-0, di voler andare a fare un gol. Questo secondo me è un buon segnale. Usciamo però a testa alta, ecco. Beh, è stata una bellissima emozione, già in settimana mi aspettavo tutto questo stadio, questa emozione di marcare Toni. Io ho fatto quel che ho potuto, mi sono divertito. Siamo stati un po' sfortunati per il risultato, però ci siamo difesi con le unghie e con i denti, dai, è stata una bella esperienza. Primi 45 minuti per la Cremonese in difesa, direi ottimi. Sì, ottimi, abbiamo rischiato poco i primi 45 minuti, poi loro magari il secondo tempo dovevano chiudere i giochi, hanno accelerato un attimino, però secondo me ci siamo comportati bene. Ci ritroviamo dal Dossena con la Berretti a giocare contro una squadra di Serie A e a parare su Luca Toni e su altri giocatori importanti. Sicuramente passare dallo stadio Voltini al Bentegodi è tutta un'altra cosa, però l'emozione la senti solo all'inizio, quando entri in campo dopo non senti più niente per la concentrazione. Ti aspettavi di giocare? No, sapevo che eravamo in ballottaggio, però... Sapevo che eravamo in ballottaggio, basta. Parate difficili, hai avuto anche l'occasione di metterti in mostra. Quella su Jankovic nel primo tempo, calciato molto forte, quasi sotto l'incrocio. Contento quando si perde 3-0, non lo si è. Però sono tranquillo e ho visto una bella partita. Loro sono già una squadra, a parte superiore di due categorie, ma anche proprio... È una squadra che gioca bene già, ma noi qualcosa dobbiamo ancora fare. Adesso se si guarda la necessità individuale, così per noi forse fosse rinviata, avremmo il tempo di trovare delle soluzioni. Abbiamo da risolvere il problema del centrocampista, abbiamo da risolvere se potremo il problema di un difensore. Quindi mi verrebbe da dire, se rimandano di un po' va bene, però se no va bene lo stesso. Noi credo che anche così possiamo fare delle buone gare.